Una città. Una maglia. Un amore. Grigi nel cuore. Ogni giovedì, ore 21:15, su Telecity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Tutto bene per un Alessandria Calcio che ancora una volta in trasferta ha dato il meglio di sé. Nulla ha potuto il Gavorrano contro una formazione farcita di giovani ma ben determinata. Sugli scudi il portiere Pop, dimostratosi in gran forma, specialmente sul secondo calcio di rigore concesso ai toscani. Sì, perché ben due sono stati i tiri dagli 11 metri in favore del Gavorrano, entrambi sbagliati, ma erano i grigi a dominare la gara, già dai primi minuti, con un'occasione fallita da Belazzini che non agganciava un cross di Cadi. Il trequartista si beccava poi una munizione che però non fermava la sua giornata al top fino al gol nel secondo tempo. Andando con ordine, la prima frazione di gioco vedeva ancora buone occasioni per Figinaler, Chinellato e Ranieri. L'episodio del primo rigore toscano arriva al 31esimo, fallo di Lovric su Moscati, batte il penalty il Damonte che spedisce fuori. Ripresa con l'Alessandria sempre pericolosa che colpisce un palo al 55esimo con Cadi su cross di Chinellato. Al 60esimo Belazzini arriva puntuale su una palla favorevole e colpisce al volo battendo Falcone. Beh, è importante perché dovevamo dare continuità a quello che stiamo facendo, che è qualcosa di meraviglioso. Sapevamo che era difficile oggi perché c'è la partita di mercoledì che è molto importante, quindi venire in un campo come questo con una squadra battagliera che si deve salvare con un caldo di questo tipo, un campo non bello, è veramente complicato. Siamo stati anche un po' fortunati obiettivamente, però insomma niente viene per caso, quindi siamo molto contenti. Al 68esimo secondo rigore per il Gavorrano, concesso per un dubbio fallo di mano di Barlocco, tira Vitiello che però trova davanti a sé un super Pop. Marcolini effettua alcuni cambi e la partita va in porto fra la soddisfazione di tutti. Una vittoria di riscatto che annulla le dichiarazioni poco amichevoli del mister toscano Favarin dopo la gara di andata. Sì, sono un'altra volta molto contento della risposta che ho avuto dalla Rosa nella sua totalità. Oggi hanno giocato tanti ragazzi che sono stati schierati magari non con grande continuità, abbiamo giocato in un modo diverso dal solito, però hanno interpretato la partita come volevo, sono stati intensi, sono stati bravi a cercare di gestire la palla quando ce n'era la possibilità, anche se il campo onestamente non ti dava una mano, e sono stati bravi a controbattere ad una squadra che ci ha messo in grande difficoltà, perché come avevo detto alla vigilia, secondo me ha dei buoni valori ed è una squadra che sicuramente starà lì fino alla fine, perché dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'intensità, dei centimetri, è una squadra che ha buonissime qualità. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Le finestre sono parte integrante del design della tua casa. Per questo, riducendo i profili e aumentando la superficie vetrata del 22%, diamo più luce ai tuoi ambienti. Da Gollo Serramenti trovi le nuove collezioni Finextra. Un design avanzato le rende elementi d'arredo, dando valore nel tempo alla vostra abitazione. Gruppo Finale.
in extra by Gollo Serramenti. Produzione e showroom a Silvano Dorba, località Caraffa. Nuovo showroom ad Acqui Terme in corso divisione Acqui 27. Torna anche quest'anno dal 21 al 25 aprile al Palazzetto dello Sport in località Castelvero a Castelletto d'Orba la Festa delle Lasagne. La manifestazione aprirà i battenti sabato 21 alle 19.30 con una cena, dove, oltre a tante specialità locali, si gusteranno lasagne al pesto genovese, lasagne verdi al ragù al forno e lasagnette croccanti porri, speck e gorgonzola. Domenica 22, mercoledì 25 aprile, si potrà anche pranzare a partire dalle ore 12.30. Tutte le sere, musica dal vivo ed esibizioni danzanti. E il 25 aprile si svolgerà il quinto torneo di calcio pro loco organizzato dal Boys Calcio. Si mangia e si balla al coperto.